Non delude le attese la prima sfida del 2023 al Bianchelli tra Vigor Senigalli e Cinzia Albalonga, che danno vita a una partita combattuta e ricca di emozioni, condotta per quasi tutto il tempo dell'incontro dei rossoblù nel punteggio, con i laziali ad inseguire indomiti fino al triplice fischio finale. Al rientro dopo le feste natalizie, il tecnico di casa Clementi deve fare a meno di Tomba e ritrova il portiere Roberto dopo l'infortunio, ma sceglie di continuare a dare fiducia tra i pali a Sarti, mentre i biancazzurri si presentano con le novità Cappai e Maccari, direzione di gara affidata a Muccignato di Pordenone. Al fischio d'inizio, dopo il minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Vialli e Ernesto Castano, le due squadre mostrano subito di voler portare a casa i tre punti. Al terzo la Vigor passa già in vantaggio, che Riota premia il puntuale inserimento di Mancini, che aggancia perfettamente in area all'invito del compagno e si libera per indirizzare verso l'angolino basso un sinistro in diagonale preciso che non lascia scampo a Santilli per l'1-0 rossoblù. Il Cinzia Albalonga non resta a guardare, al 14esimo Sivilla scatta approfittando di un errato retropassaggio, l'assistente di Muccignato alza la bandierina confondendo i giocatori in campo, il direttore di gara fa proseguire e il 7 ospite viene fermato in angolo dai centrali del rossoblù. Sul corner successivo Sarti è bravo a sbrogliare. Al 19esimo Magi Galluzzi resta a terra dopo un corpo a corpo con Cappai e la Vigor rimane per due lunghi minuti in inferiorità numerica, di cui gli ospiti provano a approfittare esercitando un forcing che la formazione rossoblù riesce a contenere con qualche affanno, poi entra Rotondo a ristabilire la parità numerica. Il Cinzia Albalonga continua a premere alla ricerca del pareggio e al 33esimo protesta vibratamente reclamando un mani rotondo su tiro di De Angelis, ma Muccignato, ben appostato, lascia proseguire concedendo solo il corner. La grande pressione del Cinzia Albalonga prosegue con costanza, senza riuscire però mai a sfociare in vere conclusioni verso Sarti, che compie la sua prima parata bloccando con sicurezza il tentativo da fuori di Pietrantonio al 38esimo. Poi l'ultimo brivido della prima frazione per Sarti lo procura Borrelli con una bordata dai 30 metri che sibila vicinissima al palo. Al ritorno in campo dopo l'intervallo, D'Antoni decide di lasciare negli spogliatoi Sbardella per far spazio a Giacobbe, ma è ancora la Vigor ad andare per prima vicino al gol, poco dopo la ripresa del gioco con Derrico che sulla bella apertura a sinistra controlla bene e poi libera un destro a giro verso il palo lontano, su cui Santilli compie un miracolo deviando in angolo. Passato lo spavento, il Cinzia Albalonga riprende a spingere e perviene al pareggio al 7esimo, quando Sivilla va via di forza a Rotondo e Bucari e da posizione defilata lascia partire un raso terra diagonale di destro su cui Sarti non riesce ad arrivare, siglando l'1-1. Il risultato resta però in parità solo pochi minuti, perché dopo una conclusione fuori bersaglio di Cheriota all'11esimo, che non approfitta di una maldestra deviazione di un difensore, un minuto più tardi i rossoblù si riportano in vantaggio. Sul cross da sinistra di Derrico a centro area sbuca Mancini, che col piatto destro colpisce bene battendo di nuovo Santilli e firmando così la doppietta personale che riporta avanti la Vigor. Il 2-1 non fiacca le ambizioni della formazione laziale, che va vicinissima al pareggio al quarto d'ora, quando solo un doppio miracolo di Sarti impedisce di agguantare il 2-2, negando la rete prima al colpo di testa di Cappai e mostrandosi poi reattivo nell'opporsi alla violenta conclusione di Sivilla. La Vigor contiene senza rimanere a guardare, sfiora il terzo gol al 22esimo, ancora Derrico da sinistra, pesca in area la testa di Perri che gira bene ma coglie il palo, poi sul pallone si fionda Bucari che però calcia su Santilli. Il Cinzia Albalonga non si dà per vinto e insiste, costringendo la Vigor ad arretrare per chiudere varchi e difendere il vantaggio, ma i ragazzi di Clementi incontrano sempre maggiori difficoltà a ripartire, riuscendo però a non lasciare agli ospiti occasioni limpide fino a due minuti dal termine, quando Secli, appena entrato, gira bene di testa a centroare un cross da sinistra, ma Sarti è ancora pronto a bloccare in tuffo. Completamente riversato in avanti, il Cinzia Albalonga lascia ampi spazi per le ripartenze ai padroni di casa, che allo scoccare del 90esimo prima sciupano con Vrioni l'occasione del terzo gol, poi il Cinzia Albalonga non riesce a ripartire, Lazzari recupera palla servendo ancora Vrioni che si vede di nuovo respingere il tiro da Santilli, la sfera si impenna e arriva sui piedi di Perri che a porta praticamente sguarnita stavolta non sbaglia, firmando il 3-1 che chiude il match. Anche nei minuti di recupero il Cinzia Albalonga prosegue nel suo assalto alla porta rossoblù, trovando però ancora un Sarti concentratissimo che impedisce ai laziali di accorciare le distanze e al triplice fischio finale i ragazzi di Clementi incassano i tre punti che consolidano il secondo posto in classifica, continuando a far sognare i tifosi della Vigor. Una partita molto sofferta, ma alla fine sono arrivati i tre punti. Sì, non penso che, cioè, non ci immaginavamo una partita facile.
credo che la vittoria sia anche da enfatizzare sulla base proprio della grande partita di sacrificio che abbiamo dovuto fare in molti momenti e soprattutto sulla bravura tecnica degli avversari. Hanno dei giocatori da un punto di vista tecnico che sono assolutamente dei top player della categoria, quindi era impensabile che non soffrire, non pensare di portare a casa il risultato senza doversi sacrificare tanto. Credo che siamo stati una squadra, la solita Vigor, che ha comunque tanto coraggio nel provarci ogni volta che c'ha la palla, e siamo stati, oltre i 3 gol, che non sono pochi, siamo stati comunque pericolosi in altre situazioni, perché comunque potevamo farne anche altri di gol. E siamo stati tanto bravi nel difenderci anche con ordine e con bravura. Mister D'Antoni, ci avete provato in tutti i modi, ma avete sbattuto contro un ottimo portiere, contro una Vigor che si è difesa bene. Ma il risultato, secondo me, è un risultato che non rispecchia la partita. Abbiamo fatto la partita per 90 minuti, anche in maniera equilibrata, anche con buona qualità. Siamo andati alla conclusione tante volte e purtroppo poi il calcio è questo. Senigallia ha fatto una partita ordinata e è stata anche fortunata, secondo me, è bravura del portiere, però credo che il risultato non rispecchi quelli che sono stati i valori espressi, ma questo va dato merito a loro che ci hanno creduto fino alla fine, hanno tenuto duro nei momenti difficili, perché ce ne sono stati tanti, e io sono soddisfatto della partita della squadra, perché venire qui in un campo dove nessuno ha vinto e tenerli chiusi nella loro metà campo, a volte con i difensori arrivavamo anche oltre la metà campo, vuol dire che abbiamo fatto una buona partita. Poi qualcosa sicuramente non ha funzionato nei 3 situazioni dove abbiamo subito gol, però oggi devo dire ai ragazzi che sono stati bravi e hanno fatto una grande partita.